Senta Maria Chiara, quando lei assiste a una sua interpretazione in televisione, come in questo caso, cosa prova, cosa sente? Ma in generale non sono mai contenta di quello che sento e di quello che vedo. Sono sempre scontenta e... Vorrebbe far meglio? Sì, vorrei far meglio e vedo sempre che c'è qualche cosa che avrei potuto fare meglio. Anche come in questo caso, che si tratta di Aida in Arena di Verona, lei l'ha fatta tantissime volte. Sì, una trentina di volte, ne ho fatte già 4 edizioni in Arena, però quindi anche... circa 30 recite? Sì, circa 30 recite solo all'Arena. Però? Però c'è sempre qualche cosa che vorrei aver fatto meglio. E gli hanno dato anche il premio Zenatello a Verona per sì, Aida? Sì, l'anno scorso per Aida, sì, un premio... ambitissimo. Ma quando ha pensato la prima volta di fare Aida? Io veramente non ci ho mai pensato. È stato il maestro Santi che nel 77 ci trovavamo a Colonia per un'edizione di Traviata. Una sera di particolare entusiasmo e successo ci siamo trovati a mangiare e il maestro Santi mi disse, dice, signora, ma lei non ha pensato di studiare l'Aida, di debuttare in Aida? Ho detto, no maestro, non ci ho mai pensato. Beh, dice, guardi, ci pensi, perché qui c'è il maestro pronto e anche il teatro pronto a fargliela fare. Io lì per lì ho detto, ma non so, avevo appena cantato Traviata, sai Traviata? È ben diversa dall'Aida. Ad ogni modo, tornata a casa con mio marito, presi lo spartito, con curiosità andai a guardare la parte di Aida e vidi 3 piani, 4 piani, sì. 5 piani, l'entrata di Aida dolcissima, ritorna vincitore, sì, è forse la parte un po' più drammatica, se il racconto di lei dall'inizio del primo atto. Però ci sono delle frasi dolcissime, tu pensa al Numi Pietà, Numi Pietà, è tutta dolce la parte di Aida, non parliamo del quarto atto, quindi è nata così l'idea di studiare Aida. Maria Chiara, dotata di una voce smagliante, è oggi uno dei soprani più contesi da tutti i teatri del mondo. Vive in un piccolo paese del Trevigiano, vicino a Oderzo, Piavon, dove è nata Settimina, quarta di 10 figli. Suo padre era floricoltore. Appena il lavoro glielo permette, tra un'interpretazione e l'altra, tra un teatro e l'altro, e si ritira nella sua bella villa tra i suoi fiori e i suoi cani, lontana dalla vita mondana, molto legata alla sua famiglia e a suo marito, un cantante famoso, il basso Antonio Cassinelli, non più in arte da alcuni anni. Ecco, questa è la chiesa dove ho cantato innumerevoli Ave Marie. E ero piccolina, avevo 7-8 anni e già mi faceva cantare il parroco in chiesa per i matrimoni, per tutte le festività. Era l'epoca della Madonna Pellegrina e tutti seguivano questa Madonna che passava da un paese all'altro e ascoltavano questa bimba che cantava.
Poi un giorno ci fu un matrimonio e io dovevo cantare l'Ave Maria per gli sposi. C'era questo matrimonio la Toti dal Monte, questa grandissima cantante che ha una villa in campagna. A Solighetto, qui sì, vicino. Sì, a Solighetto, qui vicino a noi. E si interessò subito di questa ragazza, allora avevo 14-15 anni, e mi disse, perché non vieni il prossimo anno da me e sentiamo che evoluzione può avere questa tua voce? Ma lei dove imparava queste Ave Marie, queste arie? Alla radio, un po' a orecchio, così, però avevamo un bravissimo organista, mi ricordo quante volte lassù sull'organo. E si curava di insegnarmi tante cose che cantavo. E lei non ha più cantato in questa chiesa? No, non ho più cantato. Nemmeno l'Ave Maria di Otello? Nemmeno l'Ave Maria di Otello. Siamo andati tutti a piedi di Soligo, a Barbigiano, cioè alla Toti del Monte, e lei mi ha detto questa tutti, è una... Cioè, tutti i parenti? Tutti i parenti, tutti uniti così, e mi ha detto questa è una voce che arriva al teatro. E allora? E allora lei ha fatto tutto telefonato al Benedetto Marcello che era chiuso in iscrizioni. Al conservatorio? Al conservatorio a Venezia, e allora l'abbiamo scritta. Poi andare a Venezia. Ho chiesto il parroco, siamo andati assieme. Ma perché al parroco? Sai, era il parroco del paese... E lo conosceva bene la ragazzina, era sempre di dottrina, di catechismo, sempre i primi premi prendeva di catechismo. Di catechismo, di religione. E cioè siamo andati lì, e lì l'abbiamo scritta, ha fatto l'esame di ammissione, è stata scelta e così è andata avanti la sua carriera. Ma lei aveva paura di mandarla? Sì, perché in un paese piccolo come Piavon, vede così, sempre casa, chiesa, così, e andare in una città così sola... Sa, la mamma e come sono, insomma. Ma lei pensava? Il teatro come lo vedeva? Il teatro, l'ambiente di teatro? Lo vedevo bello, io mi piaceva, sì sì, bello. Vedevo, insomma, così mi piaceva molto. Ero contenta e sicura. Contenta anche che arrivava. E adesso cosa prova quando vede sua figlia in palcoscenico? Sa, signore, il cuore batte un po', per dire il vero. Dico, quella bambina così, come è venuta oggi così. Ma batte... Nessuno lo immaginava. Ma batte prima dello spettacolo o batte dopo lo batte spettacolo? Sempre. Perché prima c'è il timore, poi tutti applaudono, e applaudi anche te, ma resti così, insomma, sai, qualche cosa in comune, mamma e figlia, insomma. Ma è la lacrimetta? Certo. Ma questa è la Callas? Sì, è la grandissima Maria Callas. In Norma? In Norma. Cavallo di battaglia della Beh, Callas. Direi di sì, una delle sue anche... grandi interpretazioni. E sarà anche il cavallo di battaglia di Maria Chiara? Ma non direi proprio, guarda, mi piacerebbe moltissimo perché è un personaggio straordinario. Però penso che è talmente legato alla Callas questo personaggio che... Mi terrorizzo un po', lo confesso. Lei ascolta spesso le interpretazioni della Callas? Sì, moltissimo, specialmente per quanto riguarda il repertorio lirico-coloratura, dove lei trovo veramente grandissima. E oltre alla Callas? Oltre alla Callas, la grande Tebaldi, specialmente in Verdi, Puccini. E senta, Maria Chiara, lei mi pare ha debuttato a Venezia, in Desdemona. Sì, ho debuttato a Venezia in Desdemona a Palazzo Ducale.
Nel 1966 con Pier Miranda Ferraro, che riprendeva Del Monaco, Mario Del Monaco. E dovevo fare due recite e invece piove la prima sera e quindi feci una recita solo. Mio debutto in palcoscenico. E subito dopo? Subito dopo mi chiamò il Teatro dell'Opera di Roma per Il Giovane Lord di Heinz. Un'opera moderna? L'opera moderna, sì, ma con una parte notevole per il soprano e... E dopo questa esperienza contemporanea cosa fa? Dopo un salto enorme, perché mi offrirono subito di interpretare Violetta, la Traviata, al Teatro dell'Opera di Roma. Ah no, al Cairo. Al Cairo, sì, al Cairo debuttai in Traviata. Mi ricordo che il regista era lo scrittore Alberto Arbasino, che fu una cosa molto simpatica. Dirigeva il maestro Mannino. E debuttava Veriano Lucchetti, che anche lui ha fatto una bellissima carriera, e poi il Teatro dell'Opera di Roma mi affidò quattro recite di Traviata in ripresa della grande Zeani, che è stata una Violetta fantastica, meravigliosa. E com'è andata? Benissimo, ma talmente bene che dopo l'Amami Alfredo, la celebre frase, ebbi 9 minuti di applausi, si fermò tutto, ero emozionatissima. E come mai ci fu a Venezia, mi pare subito dopo, una Traviata un po' grigia? Ah sì, è vero, ma penso che l'atmosfera nera era data innanzitutto dalla mia inesperienza. Non stavo molto bene e ebbi l'imprudenza di andare in scena lo stesso. Però sono tornata nel 75 a Venezia. E fu un successo, fu veramente mi ripagò di questa prima amarezza. Ma quante Traviate ha fatto lei? Oh, moltissime, 200 in tutto il mondo. Ecco, qui per esempio sono al San Carlo di Napoli, c'era un bellissimo cast, Alfredo Kraus, Renato Bruson, qui il Metropolitan di New York. Anche con un magnifico cast. Ma fino a quando si può cantare Traviata? Finché si è giovani. Sempre avuto una bella voce, una bella qualità di voce, però aveva dei difetti, stonacchiava. Io la prima volta che l'ho sentita, per esempio, l'ho sentita nella romanza della Liu. Turandot. E mi ricordo che mi impressionò questo suono bello, il modo di cantare, questo flautato poi che è una caratteristica di tutti gli allievi della maestra di Maria, la signora Carbone. Al Conservatorio Benedetto Marcello, sì. Ma io ho pensato tra me, se possiamo togliere questi difetti, può rimanere una cantante di primissimo ordine. Quindi lei è fatta da Pigmalione? Assolutamente da Pigmalione, perché l'ho sempre guidata nella scelta delle opere, perché venivano le proposte che ha avuto la Maria, ma proposte che non erano, la Maria non era all'altezza, non era stagionata.
Ecco, per fare determinate opere. Determinate opere. Vedi, una volta mi ricordo, era 2 o 3 anni, cantava, un sovrintendente insisteva perché voleva che facesse la Manon di Puccini. Ma no, ma guardi Cassinelli, ma perché il direttore d'orchestra la vuole, vuole la Maria Chiara? Dico, mi dispiace, ma come? Ma lei è un uomo di teatro che per, non per me. Dico, perché appunto sono un uomo di teatro, caro. Non voglio che faccia Manon. Non voglio che faccia Manon. Per non rovinarsi. E ho avuto ragione, perché piano piano questa voce si è sviluppata. È diventata verdiana. È diventata una autentica verdiana. Ecco. Senta Cassinelli, ma lei si è innamorato della voce o della donna? Questa è una domanda un po' difficile, mi mette in imbarazzo. Di tutte e due. Indubbiamente ho sempre avuto una passione per la voce di Maria, ma frequentandola sono stato affascinato dalla dolcezza di questa donna. Ho capito che ero vicino non a una donna, ad un angelo, un vero angelo, dolcissimo, dolcissimo in tutte le sue manifestazioni. Ritornando al discorso voce, adesso sta studiando la Maria Stuarda e io tutte le sere non vedo l'ora che venga il giorno dopo per andare a sentirmi, a godermi quell'ora Maria di Maria Chiara Stuarda. Maria Stuarda. Adesso, ma dolcezza che si sente anche nelle dappertutto. Adesso guardi, le faccio sentire per esempio questo pezzo dell'Anna Bolena. Sì. Dell'Anna Bolena, che è il pezzo al Dolce Guidami, Castelnatio, un pezzo molto difficoltoso, che ha guidato gli inizi della carriera di Maria. Perché in tutte le volte che dovevo fargli fare un'audizione, lei cantava sempre e ha vinto sempre con l'Anna Bolena. Ma prima di Anna Bolena, al Regio di Torino nella stagione 81-82, ed è stato il suo primo personaggio donizettiano, ha interpretato Adriana Lecouvreur. E agli inizi, dopo la grande occasione di Traviata, ci sono stati i successi di Butterfly e Bohème, tanto che tutti pensavano che quella di Maria Chiara fosse una voce pucciniana. Fu il maestro Franco Capuana a suggerirle di ritornare a Verdi, e allora ecco Aida, Attila, Nabucco, Trovatore, Simon Boccanegra. Oggi le opere del suo repertorio sono 36. Questo è un pittore del 600, una sì, tavola, no? Sì, sì, è un Bartolomeo Schedoni. Bello. Modenese, sì, molto bello. Anche questo è bello, di scuola bolognese. È una deposizione e mi ha avviato, diciamo, alla passione dell'arte, della pittura, eccetera, il maestro Molinari Pradelli. Che è un cultore, un grosso sì, cultore d'arte. Una grossissima raccolta. Sì. Veramente importante. Ma chi ama l'arte, allora è lei, non Cassinelli. Sì, in questo caso sono io, però me lo trascino, sì. Piace anche a lui. E si lascia guidare. Sì, senz'altro. E ama leggere anche? Sì, molto. Okay. Ma lì vedo tra tanti spartiti e libri di musica, vedo i cani nel mondo. Sì. Quali cani? Quelli a quattro zampe. Ah, no, i cani. No. Amo moltissimo le bestie. Ah, sì. Sì, sì, cani. Ecco, questo è il cagnolino che avevo, questo è il Chicco primo, adesso è il Chicco secondo. Che, perché è morto questo? Sì, è morto l'anno scorso purtroppo, era uno Yorkshire veramente notevole, un esemplare. E ha sentito il bisogno subito di... Subito, dopo una settimana subito abbiamo preso il secondo cagnolino. E i gatti? Ah, i gatti. C'è un gattino che ha tutta una storia particolare, perché l'ho trovato mentre facevo Aida a Verona. Era affamatissimo, piccolo, poverino, affamato. E il giorno dopo una recita mi sono fatta aiutare da un macchinista, un attrezzista, a rincorrere sto gattino per portarlo a casa. L'ho portato a casa da mia madre, ho detto, mamma, guarda, ho trovato Radamés.
Lei l'ha guardato, l'ha studiato per benino, dice no, è una Aida, beh allora teniamoci Aida, adesso ha fatto anche i gattini e l'abbiamo a casa. Quando siete qui a Piavondi o d'Erzo, nel vostro ritiro in questa bella villa, chi fa da mangiare, lei o Cassinelli? Beh, signor Boccardi, le dirò subito una cosa. Noi ci stiamo molto poco qui, perché l'anno scorso siamo stati 22 giorni. Quest'anno un poco di più, perché la Maria aveva bisogno di studiare due opere che dovrà debuttare il prossimo anno. E il prossimo anno, purtroppo, tra America del Nord, America del Sud, Sudafrica, Vienna, Zurigo, Francia e compagnia bella, siamo impegnati quasi tutto l'anno. Però quei po' di giorni che siamo a casa, la Maria fa da mangiare, perché la Maria è una favolosa cuoca. Fa un piatto magnifico che si chiama il bitocche. Il bitocche spiega tu che è meglio. Sono delle volgarissime polpette. Che volgarissime, sì. pregiatissime, ma no, non polpette. Assolutamente. Sì. Si tratta semplicemente di polpa di vitello tritata, uova, una bella manciata di parmigiano, una grattatina di noce moscata, sale, dei formaggini piuttosto cremosi. Quello è importantissimo, i formaggini cremosi è una cosa importantissima, le spiego dopo perché. Dà un saporino speciale, rendono molto morbida la carne e si passano al burro abbastanza schiacciate. Ecco, tutto qui. Quando finisce la cottura del bitocche, il formaggino fa una specie come la besciamella, viene fuori tutto bianco, che sembra una crema, una besciamella. Sì, un sughino, un buonissimo sughino. È una cosa che, insomma, chi l'ha mangiata ha dovuto dire, beh, adesso questi si chiamano bitoc alla Maria Chiara. Ecco, perché proprio... Chiara, lei ha cantato in tutti i più grandi, più importanti teatri del mondo, ma non ha mai cantato alla Scala, come mai? Beh, per una serie di circostanze negative. La Scala mi ha chiamato molte volte, addirittura qualche anno fa mi hanno chiamato per una prova che doveva essere dopo qualche giorno. Di quale opera? Per l'opera I Masnadieri, e io ho detto, ma quale prova? Non ho neppure il contratto. Sono cose che capitano. Ma le piacerebbe cantare alla Scala? Moltissimo, moltissimo, un teatro estremamente importante, di grande tradizione. Speriamo che arrivi questa occasione al più speriamo, presto. Speriamo. Ora, senta Maria Chiara, lei oltre che cantante, cosa le sarebbe piaciuto essere nella vita? Beh, avrei voluto essere una bravissima casalinga, questa figura che adesso è tanto bistrattata. Avrei voluto essere una brava madre, avere almeno un figlio. Non come sua madre. Non dico 10 come la mamma, è vero, ma almeno uno, questo sì. E purtroppo la vita di teatro impegna moltissimo, ma quando cala il sipario sento la mancanza di queste cose. D'altra parte è così.